Ragazzi, ci siamo. Siamo ormai quasi alla fine di questo meraviglioso viaggio. Mancano in teoria le ultime due cacce, a meno che facendo queste ultime due poi se ne sblocchi un'altra che per l'appunto sarà lo Yazmat dei miei sogni, dei miei desideri. Però, ultime due cacce che tra l'altro si effettuano nell'impero di Sunbreak, quindi dobbiamo completare le cacce anche nell'impero, cioè soprattutto nell'impero di Sunbreak. Il tristo mietitore. C'è un detto tra i soldati imperiali della guarnigione di Piana Nord che recita: stai alla larga dalla torre sommersa se non vuoi che la falce dello spettro mieta la tua anima. Parlano in termini piuttosto grezzi del servitore che dimora all'interno di quel flusso di etere. Il suo aspetto spaventoso e la sua autorità sui servitori minori sembra suggerire che si tratti di un membro di alto rango tra i suoi simili. Quindi qui ci troviamo a Caporsiere a Sunbreak. Allora andiamo a vedere dov'è questa zona. Quindi è detto vicino. Allora, qui dove siamo? Porto del fiume. Allora, ho detto vicino alla Piana Nord, tra l'altro. Potrebbe essere qui la Guardia Est, visto che parla comunque di guardia. Anche se in realtà, ecco, Caporsiere è qui invece. Si trova qui. Sì, Caporsiere. Quindi dobbiamo teletrasportarci qui a Piana Nord e poi andare verso il caporsiere. Direi che ci vediamo direttamente lì. Allora, qui il Ciocobo si è fermato, ma non capisco perché. Tra l'altro ci tenevo a farvi vedere quanto è figo. Ecco, mi sa che è lì il nostro ricercato. Volevo farvi vedere quanto è figo lo scenario che si vede praticamente da qui. Guardate che bello. Anche con tutto l'etere che qui, vabbè, svolazza, fa, dice tutto quello che volete. Però guardate che bello, lì c'è addirittura tutto il cristallo. Chissà se si nota anche l'origine da qua. No, da qua non si riesce a notare. Comunque, va bene, andiamo a sconfiggere il nostro amichetto che non sembra essere nulla di che. Molto piccolino, molto fragile, molto Torna a casa. esile. Vediamo se si chiama Diablos e siamo a posto. Principe della morte, no, eccolo qua. Grado A. Guarda che figo, tra l'altro. Molto, molto particolare il suo colore. Vabbè, lui ha il moveset comunque del servitore di Ultima. Quello con la falce che abbiamo già visto comunque. Per cui pure i danni li fa, eh? Pensavo di no, e invece. Aia, ma l'ho schivato. Qui adesso carichiamo per benino la nostra barra, il nostro moltiplicatore. Perché chiudiamo con un bel. Lui è uno di quelli che potrei combattere tutto a ferri praticamente. Cioè, è praticamente il mio avversario preferito. Chiudiamolo così.
Boom, figata. Ok, e anche questo lo salutiamo. Nero acciaio? Oh, l'altro pezzo di nero acciaio. Quindi ora posso craftare la spada. Sono un po' stanco di queste bestie. Posso craftare la spada. Ci siamo, la spada finale in teoria, prima dell'arma ultima che si può craftare solo in New Game Plus. Andiamo a craftare. Eccoci qua. In teoria adesso, esatto, possiamo costruire la lama più forte del gioco, almeno nella modalità storia. Ovvero la Götterdämmerung. Se Ragnarok è stata forgiata per celebrare la guerra delle divinità, allora Götterdämmerung, che significa tramonto delle divinità, è stata forgiata per celebrare la caduta delle stesse. E in base ovviamente al finale del gioco, credo che sia esattamente appropriata. A parte, il crepuscolo degli dei, ecco qua, abbiamo completato anche l'achievement. Ciao. E adesso abbiamo... Oh, oddio, esteticamente però non è un granché. Ma l'ho equipaggiata, giusto? Sì. Oddio, esteticamente è molto simile alla Ragnarok. È solo un po' più dettagliata con questi... Diciamo, questi dettagli in oro, ma... Fondamentalmente, esteticamente, è molto simile alla Ragnarok. Va bene. Ok. Ragazzi, niente, detto ciò non c'è altro da aggiungere, abbiamo concluso questa caccia, ci vediamo per quella che in teoria sarà l'ultima.